Signor Salvatore, lei cerca dipendenti, ma non ne trova. Perché? Allora, io insieme a tanti altri colleghi stiamo cercando dipendenti sia nel settore della ristorazione che nel settore del commercio. Non se ne trovano assolutamente. Le risposte che girano tutte quante è perché non paghiamo. In realtà, secondo il mio modestissimo parere, uno potrebbe dire che non paghiamo i dipendenti se solo si presentassero ai colloqui. Nonostante tutte le inserzioni che vengono messe in tutti i siti, in realtà non si presenta nessuno neanche a parlare. L'attesissima apertura dei ristoranti al coperto è arrivata. A Lecce si respira un clima di diffuso ottimismo tra gli operatori del settore che sperano in una vera e propria ripresa, ma una prima incognita smorza gli entusiasmi, scarseggia il personale qualificato. Questa situazione allarma i titolari dei locali. Probabilmente sarà colpa di questo benedetto reddito di cittadinanza, perché tra molte proposte che vengono fatte a noi in genere sono quelle di, per non perdere il discorso del reddito di cittadinanza, vogliono lavorare a nero a un reddito più basso, cioè adesso le proposte le fanno, diciamo, il dipendente le fa che vorrebbe lavorare a nero e non più l'imprenditore. Si parla tanto di social, lei ha messo anche un annuncio sulla sua pagina Facebook. Quante richieste ha avuto in merito a quell'annuncio? Se le devo rispondere, zero. Zero. Addirittura c'è stata una persona che mi ha chiesto lavoro per il marito, ha voluto il mio numero di telefono e sto ancora aspettando che venisse a parlare il marito.